Ciao a tutti, streghe e stregoni, bentornati in Accademia. Oggi sono qui con Alessia che mi ha posto una domanda veramente molto interessante. Spero che questo video vi piacerà. Lasciatemi un like già come supporto e iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto. Io sono Ambra Astron, benvenuti nella nostra scuola. Allora, Alessia, tu mi hai posto qui una domanda, dicevo, molto interessante, quindi vediamola subito. Sì, la differenza tra magia e stregoneria. Direi che non è una domanda scontata. Oggigiorno, in realtà, conversando tra di noi, si accomunano queste due parole, così come a volte si perde la sottile differenza che c'era in origine, quando sono state coniate. Però vediamole insieme. Allora, la magia è dunque controllo dell'energia, come abbiamo visto nelle varie lezioni. Precisamente in origine, la magia dunque era un potere o anche uno spirito occulto, che quindi può trovarsi in cielo così come in terra, che il mago, parlando appunto da quello che è riportato nei testi ad oggi, nei testi antichi, che quindi ci sono pervenuti fino ad oggi, non si parla della figura della maga. Diciamo che appunto la figura del mago è colui che riesce a imbrigliare questo potere occulto, farlo suo, quindi è un potere esterno al mago e il mago riesce a usarlo, ok, per i suoi scopi, la trasformazione della realtà. Dunque, la figura del mago, questo è bene sottolinearlo per risponderti, è molto diversa da quello dello stregone. Sempre e soltanto nel significato originale, perché il mago è una figura competente nelle arti esoteriche e occulte, invece lo stregone è una figura oscura, che dunque praticherà solo e soltanto la magia oscura, la magia nera e quant'altro. Quindi, ovviamente, poi anche con la questione della nuova coniazione di termini strega, naturalmente, perché anche nei testi antichi c'è, ovviamente, si parla tantissimo della figura della strega, più della figura dello stregone. Invece il contrario per il mago, perché il mago ovviamente ha una buona condotta, invece la donna porta soltanto guai, e dunque nella storia si è sempre parlato della figura della strega. Allora, che cos'è la stregoneria? La stregoneria è appunto l'arte della strega e dello stregone, quindi è qualcosa di malvagio, ok? Però in realtà ha gli effetti, togliendo tutti questi significati originali che poi sono andati scemando nella storia, perché abbiamo ben capito che in realtà non esiste solo una condotta malvagia nell'arte della strega, ovviamente. Così come non esistono soltanto maghi che operano in bene, quindi togliendo tutta la questione che i colori in magia, come abbiamo visto in questo video qualche anno fa, non esistono, nel senso che la magia c'è, tu puoi utilizzarla, noi chiamiamo chi appunto riesce a operare e usare la magia strega, stregone, o almeno in questo canale io faccio così, ma potresti chiamarli anche mago o maga. Che però sembra forse più fantasioso? Non lo so. Ormai ci perseguitano tutte queste definizioni. Ci perseguitano nel vecchio loro senso. Però io comunque ho scelto di utilizzare, per esempio, i termini strega e stregone in questo canale proprio perché sono visti male in origine. In origine il senso di queste parole era appunto qualcosa di infimo e cattivo. Allora, non lo so, un senso di ribellione, io ho scelto proprio questi termini invece che chiamare mago o maga o altro. È vero che ci sono ancora questi sensi che sono rimasti attaccati, avvinghiati a queste parole. Dipende poi da come ognuno di noi riesce a percepire tutto quanto. È una scelta anche l'uso delle nostre parole. Ecco, io penso che ci perdiamo troppo nei termini. Noi dovremmo capire il senso di quello che vogliamo, utilizzarlo e mirare al significato che noi diamo a quello che vogliamo e utilizzarlo. Questo succede tanto anche in magia.
nella nostra arte, che sì, è ovunque, ma noi possiamo fare nostra. La stregoneria in origine era pensata come una magia insita nello stregone, ok? Tanto per riprendere il discorso della tua domanda. Ecco, la stregoneria è il potere interno dello stregone, mentre la magia è qualcosa di esterno. È il potere occulto esterno da cui possiamo attingere, naturalmente. Questi sono i significati originali. Spero che la mia risposta ti sia piaciuta, che ti sia utile per chiarirti meglio le idee. Questo è un argomento più vasto, te l'ho sintetizzato un po', perché tra poco devo farvi un'altra sorpresa che vedrete oggi. Spero che vi sia piaciuto questo nostro incontro, che ti sia piaciuto a te, Alessia. Fatemi altre domande se volete, così noi ci incontriamo un po' in giro nel castello. Se vi piacciono questi tipi di video, io lo capirò se mi lasciate il pollice in su. A me piace tanto stare con voi e incontrarci così è qualcosa di nuovo, quindi fatemelo sapere in questa maniera o scrivetemelo qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo presto con altre lezioni, ragazzi. A presto e buona serata.